scusi se la disturbo. Zarri, scusi. Sì, niente. No, anche noi ovviamente. Noi volevamo vederla un minuto, è possibile? No, 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 no. Neanche un secondo. Mi spiace, no. No, in questo caso, come le ho detto, fate bene il vostro lavoro sono i significati delle parole, non sono i visi. Io capisco che le TV lavorano di spettacolo, ma qua non c'è No, uno spettacolo, spettacolo. no signora, non dica così perché cerchiamo di fare informazione, spettacolo lo lasciamo fare ad altri. Io sono un Allora io. giornalista che mi occupo da sempre di cronaca nera, per cui lo Sì. spettacolo, guardi. No, no, ma non lo dicevo in senso, mi perdoni, non lo dicevo in senso, voglio dire, né specifico per la vostra rete, né nei confronti della categoria in generale. Dico che mi rendo conto che ci sono delle regole economiche che regolano appunto tutti i settori, però qua se volete fare informazione, fate informazione su come si devono comportare famiglie con le spalle al muro come eravamo noi, e noi abbiamo seguito quelle che erano le regole. Io stamattina alle 4 pensavo che avevo il cellulare di uno psichiatra mai visto e sentito, avrei potuto disturbarlo di domenica. Noi non siamo una famiglia che disturba persone sconosciute, noi siamo andati secondo le regole, abbiamo chiamato 112 come ci avevano detto, capito? E Alice era così. E Alice era così, Alice avrebbe fatto così per noi nello stesso identico modo. Purtroppo È andata così. quello che lei dice non mi stupisce perché funziona così, anche come quando si chiama un numero d'emergenza e ti chiedono mille cose perché la prassi è quella e magari uno in quel momento ne ha bisogno subito. Posso comprendere se i protocolli funzionano, voglio dire, però se poi dal protocollo esce un cadavere, io chiedo solo che venga rivisto il protocollo per non avere il prossimo. Questo, capito? Alice non torna più. Che non ci siano altre Alice, che non ci siano altri Alberto. Hanno perso la vita tutte e due. Immagino, immagino, certo per voi è veramente. Alberto pagherà, è giusto. La giustizia umana deve fare ma il suo corso, ma anche un po' di più. Però Un po' di più. non dovrebbe più succedere. O Purtroppo. almeno tentare che questo non succeda, almeno non avere il ragionevole dubbio, anzi la certezza che chi doveva fare qualcosa non ha fatto niente, non ha alzato, mi perdoni, il sedere dalla sedia della scrivania a rispondere al telefono e dire fate denuncia domani, perché oggi è il 1º maggio. Non ha onorato il 1º maggio dei lavoratori questa persona, perché lui era in servizio. Non ci ha messo la testa in quello che gli abbiamo raccontato di giorni di narrazione alle forze dell'ordine, non di stuzzicadenti nei citofoni, che comunque è certo che potevano, come dire, essere già considerati come dei primordi di follia, ma tutto quello che è successo dopo. Siamo nel 2022, non c'è un computer in cui una persona al 112 viene segnalata più e più volte con nome, cognome, codice fiscale. E non si possa vedere tutto quello che era successo in 4 giorni e l'urgenza della situazione. Fate denuncia domani, non abbiamo una volante. Davanti al cadavere di nostra figlia, per non farcelo vedere, abbiamo trovato 5 volanti, 30 poliziotti. È un insulto, è un insulto, è un insulto. Quindi il protocollo non ha funzionato. Fate servizio. Fate in modo che la prossima volta funzioni, ma funzioni molto bene. Che si faccia prevenzione, che i poliziotti non siano becchini. Signora, voi quando vi siete accorti che Alberto era diventato pericoloso? Almeno 2 mesi fa. E le prime segnalazioni quando le avete fatte? Le segnalazioni a salute mentale le abbiamo fatte immediatamente. E abbiamo Quale? aspettato un sacco di tempo. Quale servizio per capire in quale ufficio siete andati? Salute mentale della Fiumara, siamo di San Pier d'Arena, la competenza è salute mentale di Fiumara, dopo aver attivato tentativi con il suo medico curante di base, Cosa le che ha hanno fatto il medico di base, proprio base, il suo medico di base l'ha visto 4 giorni fa, era normale? detto lei? No.
attivato qualcosa? Era allertato della situazione. Attenzione, non è che dici, beh, è chiaro che è uno psicotico, puoi anche non riconoscerlo, lei lo riconoscerebbe se si comporta in modo normale. Lei è uno psichiatra? Io no. Non lo sono neanche quelli del 112, intendiamoci, noi non abbiamo la pretesa che lo Ecco. riconoscessero a vista, ma che attivassero un medico, un medico. Il protocollo non ha funzionato, la procedura non ha funzionato. Le colpe nostre le conosciamo e ce ne faremo per tutta la vita. Ci tortureremo per tutta la vita, ma noi non avremo un'altra occasione. Lo Stato ha un'altra occasione, le istituzioni in cui Alice credeva hanno altre occasioni di non ripetere questo errore. Vi prego, per quello che è in suo potere, segnalare, segnali che questo avvenga. Ecco, Basta. dopo la segnalazione alla salute mentale, a chi avete segnalato? Quando è successo? Senta. Abbiamo chiamato il 112 il 1° di maggio. Il 112, lei mi risponde che è il numero di Emergenza, certo. emergenza, corretto? Allora, se l'operatore del 112, smistamento successivo, non hanno valutato che era un'emergenza, ci dicano sulla base di quali elementi hanno fatto questa valutazione. Voi cosa avete detto al 112? Mi scusi, se faccio una domanda così, però vorremmo capire fino in fondo. Abbiamo dato chiari elementi di urgenza e pericolosità, chiari elementi con prove registrate. Prove registrate che abbiamo chiesto, supplicato, piangendo, venissero ad ascoltare una pattuglia, perché era il 1° maggio e gli uffici erano chiusi per le denunce. Abbiamo supplicato venisse una pattuglia, anche una volante che passava per caso per strada, a fare le multe per divieto di sosta. Ci hanno detto che non avevano una pattuglia disponibile alla sera davanti al cadavere di nostra figlia. C'erano 5 pattuglie. Questa non è prevenzione, è fare i becchini. E con questo basta, abbia pazienza. Un'ultima cosa, ma il fatto più grave è veramente incomprensibile anche il dare fuoco a una porta, insomma era chiaro che era molto pericolosa, lì davvero al di là degli Ah stuzzicadenti. sì? E chi l'ha detto? Lei aveva le prove? Sì, ho Aveva capito. le prove che era lui? Beh, se lo dite voi, insomma, se lo dite voi. Ma dai, e noi diciamo anche tutto il resto che stava facendo? Ma non abbiamo le prove. Ma avete degli eventi fisici da segnalare? Ho detto personalmente agli agenti, vi prego, parlategli, state con lui un po' di tempo, guardatevi in giro, controllatelo, mandategli un medico. Non vogliamo fare la fine delle storie di Benno. E avremmo voluto essere noi genitori ammazzati e Alice viva con il suo bambino. Ma è Gliel'ho vero che chiesto fino alla porta, si è girato, mi ha riso in faccia e mi ha detto: Signò, non facciamola tragica, ok? questo chi? Un agente di polizia pagato dallo Stato, a cui io ho pagato e pago tasse, ok? In che ufficio, signora, scusi, eh? Un agente di polizia qua in casa mia. Un agente di polizia che è venuto qua a interrogare me mezz'ora dopo l'incendio della porta di mia madre. Sabato, sì. Ok? E a cui io ho sciorinato tutti gli elementi di grave indizio della pericolosità per sé e per gli altri di mio figlio. E lui è uscito dicendo: Signò, non famola tragica. Basta. Qualcuno si deve guardare allo specchio e dire: Io il mio lavoro non l'ho saputo fare. Punto.
Certo. ma non solo quella gente, decine, i medici, tutti quelli che hanno avuto a che fare con Alberto. Ecco, signora, è vero che Alice non aveva paura di Alberto? Si volevano bene, erano fratelli che si volevano bene. Mio genero mi ha detto che le ultime parole di Alice scendendo per portare il cane sono state: ma perché devo avere paura di Alberto? Alberto mi vuole bene. E quei post su Facebook con il coltello, a chi erano indirizzati? L'avete capito voi adesso? Perché non l'ha capito la polizia? Perché non se l'è chiesto la polizia? Guardano su Facebook chi manda scemo a Bassetti? Quello è importante, quello è correre. Ma su Facebook cosa scriveva Alberto che mi dicono? Io non guardo Facebook. Mi dicono che scriveva post deliranti. E alla prima segnalazione non vanno a vedere quello che è pubblico. Non possono fare un'irruzione in casa. Benissimo. Guarda quello, tutto quello che puoi vedere, e credo che la polizia mi perdoni, possa vedere molto più di me, di lei e di mezza Genova messa insieme. Dico bene, Può vedere tutto la eh? polizia. Poteva farsene un'idea? Poteva fare una valutazione della pericolosità sociale dell'elemento? Si devono Sicuramente. solo vergognare. Basta. La prego, perché per me è doppiamente straziante. No, mi scusi signora, mi Basta. scusi signora se l'abbiamo disturbata, però era giusto Basta, capire. fate il vostro servizio. Fate il vostro servizio. Fate in modo che le cose cambino. Cambi l'ipocrisia della prevenzione del crimine. Perché io non lo posso sopportare più, qualunque citazione di questa idea.